Cosa fare per passare questo Natale in tutta sicurezza? Allora, innanzitutto cerchiamo di vaccinarci, di fare le terze dosi oppure di cominciare a vaccinarci. Prima cosa. Seconda cosa, mantenere il distanziamento sociale laddove si può. Certamente a casa la vedo difficile, però appunto a casa non facciamo dei pranzi natalizi con tavolate infinite. I pranzi natalizi devono essere fatti con i consanguinei, quindi con i parenti stretti. Così si evitano i contagi. E poi, certo, mantenimento della mascherina, lavaggio delle mani e quando si sta in piazza o lungo una via, diciamo, dove si fa shopping, si incontrano degli amici, mantenere quel metro e mezzo di distanza, nonostante la mascherina, ma per precauzione, perché sappiamo che la mascherina comunque sicuramente, se ben indossata, come sto facendo io, garantisce. Ci sono persone che purtroppo la portano in questa maniera, facendo uscire fuori il naso, assolutamente non va indossata in questa maniera. Purtroppo per la strada vedo parecchie persone che la indossano in questa maniera. La mascherina va indossata in questa maniera. Si è visto pure, questo l'hanno detto in poco, che le persone barbute dovrebbero tagliarsi, rasarsi, perché la barba, soprattutto se è molto lunga, molto 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 folta, purtroppo fa penetrare, diciamo, può far penetrare delle particelle virali. Quindi, visto e considerato che c'è stata la moda della barba, ormai c'è una moda imperante della barba, adesso cominciamo invece a far passare questa moda. E cominciamo a rasarci tutti i giorni. In questa maniera eviteremo guai spiacevoli, cioè ovvero l'incontro con SARS-CoV-2. E poi cos'altro dire? Vivere serenamente, perché la vita bisogna viverla serenamente, pur con, diciamo, queste attenzioni che finora tutto sommato hanno funzionato. L'anno scorso non c'era il vaccino, vi ricordo che il primo Vax Day si realizzò il 27 dicembre del 2020, quindi subito dopo Natale, e coinvolse poche persone in Italia. E quindi l'anno scorso abbiamo passato le feste natalizie senza vaccino e molti di noi fortunatamente non si sono mai infettati, appunto perché avevano preso queste accortezze. E quindi il consiglio è anche quest'anno, nonostante i vaccini, che abbiamo visto proteggono in maniera importante, io consiglio vivamente di seguire queste indicazioni. Dunque, niente baci e abbracci, intendo per i parenti più stretti? No, niente baci e abbracci, bisogna comunque mantenere un minimo di distanziamento, torno a ripetere, i pranzi natalizi da combinare con poche persone, ma sicuramente, diciamo, quelle con le quali normalmente ci si vede, quindi evitare questo tipo di promiscuità e niente, se le cose vedrete che andranno bene, fermo restando che invito tutti quanti a vaccinarsi, perché è l'arma più importante che abbiamo nei confronti di Covid-19. Ieri o domenica, se non sbaglio, 333 casi, 56 all'incirca in più rispetto allo stesso giorno dell'anno precedente. Com'è possibile se quest'anno ci sono i vaccini? Ma io penso che sia facilmente spiegabile. Sì, è vero, ci sono i vaccini che garantiscono dalla grande malattia e probabilmente la maggior parte di queste persone è costituita da persone che o è risultata sintomatica o paucisintomatica, perché adesso si stanno facendo dei tracciamenti importanti. Questi casi, la genesi di questi casi è il mondo scuola. Perché ovviamente i bambini da 0 a 12 anni non sono stati ancora vaccinati e quindi rappresentano un ricettacolo fisiologico naturale per tutti i virus, non solo, perché vivono insomma una comunità, anche in comunità, diciamo, anche che vive in spazi relativamente angusti, nonostante debbano portare le mascherine, ma molte volte, soprattutto i bambini più piccoli, non lo fanno, loro si ammalano,
Allora c'è un caso indice, lì si fa il contact tracing e quindi si trovano altri casi nell'ambito della scolaresca e poi altri casi nell'ambito dei familiari, laddove i genitori, ho avuto contezza di ciò, sono assolutamente asintomatici, pur ovviamente presentando un esame molecolare positivo. Tutto questo si evince anche andando a vedere quelli che sono gli ospedalizzati. L'indice di ospedalizzazione, anche se è in lieve aumento in tutta Italia, ma rispetto alle altre ondate prima dell'era, diciamo, vaccinale, anti-Covid-19, è in ribasso. Le persone che si ospedalizzano sono persone normalmente non vaccinate, che quindi appartengono, diciamo così, alla cosiddetta galassia Novax, oppure povere persone sventurate, molto anziane, con delle comorbidità che hanno eseguito anche due, talora anche tre vaccini, e che però rappresentano la minoranza di questo gruppo di soggetti che poi viene ospedalizzato e che poi purtroppo va a finire in rianimazione. Quindi il virus circola, noi riusciamo ad individuarlo grazie al contact tracing e ai tamponi che effettuiamo, ma la maggior parte di questi soggetti è assolutamente asintomatica, la maggior parte di questi soggetti appartiene a una fascia d'età molto bassa, laddove sappiamo che il virus normalmente non dà segni di sé, se non diciamo raramente. Posso dire per sdrammatizzare complimenti per la cravatta? Sì, lo può fare tranquillamente perché bisogna comunque andare avanti nella vita di tutti i giorni. Io sono molto tifoso, sono tifoso del Pescara e sono anche molto tifoso dell'Inter. Questa è una cravatta, vedete, con una sola stella, ma a fine anno ce ne sarà un'altra, molto probabilmente, o quantomeno lo spero. È una mia vecchia abitudine, tutte le volte che l'Inter ridiventa capolista, l'ho fatto pure l'anno scorso, diciamo che è capitato non tantissimo negli ultimi anni, ma quando ridiventa capolista io indosso questa splendida cravatta che mi fu regalata tanti anni fa da alcuni miei collaboratori, anche per scaramanzia, sperando che sia l'anno buono per la seconda stella. E per il Covid. E per il Covid. Allora, anche io che sto sempre in mezzo alle malattie in generale, infettive in particolare, Covid adesso in questo frangente, voglio sdrammatizzare perché la vita va vissuta serenamente. Ovviamente bisogna, torno a ripetere, bisogna stare attenti e ogni tanto magari ci prendiamo pure dei momenti di relax e di goliardia, così come sto facendo oggi io.